Allora, abbiamo Mister Parisi, Alessandro Parisi, oggi è martedì, post partita appunto con l'Oro Lavotice, quindi ti chiedo un commento su questa gara. Chiaramente l'Aurora Lavotice ha provato a vincere, ma anche il Fondi ci è mancato poco che potesse portare a casa la vittoria piena, no? Sì, allora innanzitutto è stata una bellissima partita, giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Ci sono stati i presupposti di assistere veramente una bella partita, mi sono divertito. La cosa che mi fa davvero tanto, tanto piacere è che comunque il Fondi ha giocato alla pari per 75-80 minuti contro una corazzata, una squadra ben allenata, forte sotto tutti i punti di vista, sia a livello individuale sia a livello tattico, questo grazie soprattutto a un bravissimo allenatore come Fabrizio Pannozzo, che conosco e stimo, però devo dire che il Fondi è stata per 75-80 minuti, ha giocato alla pari e è stato anche per buona parte superiore, siamo andati due volte in vantaggio e soltanto gli ultimi 10-15 minuti siamo calati, perché in settimana ci siamo visti direttamente domenica, abbiamo avuto una settimana tutti influenzati, compreso io pure sono stato male, la squadra non l'ho proprio mai vista. Ci siamo incontrati domenica mattina per la prima volta, è stata diciamo difficilissima riuscire a prepararla, abbiamo potuto prepararla più mentalmente che tatticamente, quindi è anche questo diciamo un motivo di orgoglio, di faccio i complimenti veramente tanto alla squadra e ai ragazzi che contro un'ottima squadra sono stati superiori per 70-75 minuti. Primo tempo abbiamo avuto due occasioni nettissime a tu per tu col portiere. Secondo tempo siamo andati in vantaggio con Di Trocchio, potevamo anche fare il 3-2 al 90esimo sempre con Di Trocchio, però tutto sommato il pareggio, penso che per quello visto in campo, penso sia il risultato giusto. Ok, quindi con questa gara si chiude diciamo così il 2022 del campionato per il Fondi Calcio. Per te, che chiaramente sei stato tutto l'anno a gestire questa squadra, mi puoi fare anche un bilancio della stagione, come Fondi Calcio e chiaramente come tu hai gestito, insomma. Bilancio più che positivo, io sono partito l'anno scorso con questa squadra, eravamo tantissimi giovani, abbiamo iniziato questo percorso di crescita che comunque ha dato i suoi risultati. L'anno scorso siamo arrivati quinti e quest'anno, con l'innesto di qualche ragazzo un po' più esperto, un po' più maturo, stiamo cercando di proseguire diciamo sempre su questa strada. E io devo dire la verità, non mai come quest'anno mi sto divertendo sia durante la settimana che la domenica. Quello che mi interessa vedere dalla mia squadra lo sto vedendo sempre, a parte la partita in casa col Sonnino e i primi 30 minuti a Faiti, dove comunque non siamo andati bene. Io sono sempre uscito dal campo soddisfatto per la prestazione, per l'atteggiamento e per tutto quello che io chiedo, che poi è la cosa più importante per un allenatore che mi interessa. Comunque ecco, mi sarebbe piaciuto poter affrontare domenica e il Sabaudia in una maniera un po' diversa, poterla averla preparata, esserci potuti vedere. Purtroppo siamo stati tutti influenzati, però va bene, ripeto, mi sarebbe piaciuta prepararla, poterla gestire in una maniera diversa, però va bene anche così. A livello, secondo te, organizzativo, societario e tecnico, si può arrivare a un campionato consono per la città di Fondi nel tempo? Chiaramente non dico quest'anno, l'anno prossimo, dico negli anni, insomma. Io credo che Fondi come città, come società, meriti altri palcoscenici, soprattutto ecco, per l'organizzazione, per la storia, per lo stadio, per la città. Poi altre questioni purtroppo non ho risposte, perché ci ritroviamo a parlare sempre ogni anno, ogni mese, sempre delle solite cose, però non so che dirti, perché poi sono diciamo questioni un po' più che riguardano la società che me. Io cerco di interessarmi solo alla parte tecnica, di fare il mio lavoro come allenatore, e tra l'altro la cosa che mi piace e mi soddisfa di più. Sicuramente, quindi una squadra che comunque quest'anno che ti soddisfa, ho visto anche nuovi elementi, chiaramente squadra rinforzata in molti ruoli, quindi immagino che l'anno prossimo dovrebbe essere, partendo da dopo la Befana, la fase di crescita di questa squadra, che comunque
prima o dopo dovrà venire fuori dopo questa fase di assestamento, diciamo. Sì, così. Sì. È arrivato anche Umberto Paoletta, l'attaccante, sembra un ragazzo di Fondi, un amico, un ragazzo che si sta mettendo a disposizione, era fermo da un bel po' di anni, però comunque si sta venendo ad allenare. E sì, come hai detto tu, io sono molto soddisfatto. Sicuramente l'anno nuovo usciranno fuori ancora meglio i valori di questa squadra, anche se io comunque devo essere sincero, vedo squadre come ho visto anche l'Ermada la prima giornata, come il Sabato Domenica, come il Faidi, cioè squadre che comunque sono veramente squadre forti, corazzate, che puntano a vincere, che contro di noi sono state messe in grossa difficoltà, squadre importanti. Ho visto comunque pareggiare contro di noi ed esultare, quindi significa che sono stati contenti di aver pareggiato contro di noi, quando noi invece a fine partita eravamo delusi per il pareggio. Quindi significa che qualcosa si sta costruendo, qualcosa in campo di importante si vede. Quello che dico sempre alla squadra, l'importante è uscire sempre dal campo dopo aver dato tutto, e dopo aver onorato la maglia e dopo aver sudato. Poi tutto il resto lo accettiamo sempre con serenità. Certo, l'unico problema è che dovremmo cercare di usare meno questo campo, questo storico purificato, che guardandolo troppo usato, e quindi è chiaro che diventa complicato giocarci bene le gare casalinghe, no? E questo purtroppo è un problema che abbiamo un po' tutti della categoria, e anche noi, anche sono diciamo mesi che parliamo di questa cosa. L'anno scorso siamo stati un anno intero sul calciotto, quest'anno ci stiamo allenando sullo stadio, però ovviamente, come hai detto bene tu, allenandosi tutti qui sopra, il campo diventa quello che è. Però penso, credo che a breve ci saranno delle svolte, o mi auguro, spero. Più che sperare io non posso fare, sì. Sarebbe bello potersi allenare su un campo un po' meglio, però ti ripeto, sono cose che non dipendono da me, e quindi ritorniamo sempre al solito discorso. Torniamo un attimo al campionato. Hai menzionato l'Aurora, Volge, Sabaudia e le altre squadre. C'è una formazione in vetta alla classifica, il San Cosma, che non ha perso un colpo, e quindi sono curioso di vederla qui al purificato, insomma. San Cosma non mi stupisce assolutamente, perché comunque sappiamo di che squadra stiamo parlando, conosco tutti quanti i giocatori che sono lì. E quindi non è che io mi stia stupendo di questi risultati. Io ho visto l'Aurora Vodice Sabato e Domenica, che secondo me ad oggi mi ha visto la squadra più forte che io ho incontrato, e quindi dà maggiore merito a noi per la partita che abbiamo fatto domenica, perché per me sono superiori anche al Faiti, prima che diciamo si andassero via la gran parte dei giocatori del Faiti. Secondo me sono superiori anche a loro. San Cosma ancora non l'abbiamo affrontata, però comunque si sa la squadra che è. Noi quando l'affronteremo sicuramente daremo tutto, come abbiamo fatto domenica con il Sabato. Però ci sono anche altre squadre che comunque ho visto che stanno dicendo loro. L'Ermada si è rinforzata tantissimo, il Manzi, che per tutti quanti potrebbe essere una sorpresa, per me non lo è, perché comunque l'allenatore è bravo, la società sta investendo tanto, la squadra è quella che è. Inoltre hanno un campo, un sintetico, dove ci si allenano e ci giocano pure, quindi diciamo che è tutto perfetto. E quindi niente, dobbiamo continuare su questa strada. Io con la società mi sono sempre trovato benissimo, con la squadra c'è un rapporto splendido, ottimo, e dobbiamo continuare così. Ultima battuta, quindi cosa ti aspetti dalla partenza del prossimo anno di questo campionato? Mi sembra sicuramente trasferta, si parte chiaramente quando la in trasferta, e quindi sicuramente sarà una gara non sicuramente non è stata una bellissima notizia quella di farci stare un altro mese fermi dopo che siamo partiti a fine ottobre, dopo che comunque il campionato finiva a giugno, adesso finiamo a metà giugno. Non è stata proprio una bellissima notizia, però comunque accettiamo quello che... non so se si può fare qualcosa, dobbiamo solo accettare e allenarci e adattarci di conseguenza anche a quest'ultima notizia. Io mi aspetto la trasferta del 15 a Priverno, sicuramente di portare delle migliorie in questo mese di allenamento, di preparazione, e soprattutto di iniziare a recuperare qualche infortunato
e niente, poi di continuare come abbiamo sempre fatto, non chiedo niente di più, anche perché i ragazzi durante la settimana si allenano, non mi hanno mai dato problemi sotto questo punto di vista, perché è la cosa più importante, quindi dobbiamo cercare il 15 di iniziare subito forte come abbiamo finito. D'accordo, mi sembra che è tutto, quindi chiaramente ci aspettiamo tutti questa crescita e speriamo insomma che il 2023 sia l'anno del salto di categoria. Difficile, ma ci possiamo sperare. Lo spero con tutto il cuore, Felice, ti ringrazio.